Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi video first impression su una nuova palettina che è entrata a far parte della mia makeup collection. E sto parlando della palettina di Natasha Denona. Questa è la Mini Star Palette ed è bellissima, adesso poi la vediamo insieme. Era già da qualche tempo che l'avevo addocchiata, però purtroppo da Sephora Milano era sempre sold out. Ho la fortuna di avere un'amica che tutti i lunedì è a Milano e tutti i lunedì praticamente va da Sephora. E lunedì, proprio questa settimana, mi ha mandato un messaggio dicendomi: guarda che è di nuovo disponibile. Avevo fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo quale delle due preferivate, se questa qui, la Mini Star o la Mini Nude. La maggioranza di voi ha votato Mini Nude, però siccome io sono un ariete e faccio di testa mia, ho preso la Mini Star. Più che altro non tanto perché me ne sono fregata del risultato del sondaggio, ma perché effettivamente la maggior parte ha votato la Mini Nude perché è una palette un po' più da tutti i giorni, diciamo, ecco. Però io bene o male palette con colori neutri ne ho già e quindi mi sono orientata più su questa qui, che ha dei toni un pochino più particolari, che comunque è lo stesso portabilissima, però magari avvicinandoci un po' alle feste è sicuramente utilizzabile, soprattutto per la stagione dove siamo. Sono troppo emozionata, non l'ho neanche ancora sbocciata, cioè proprio l'ho solamente guardata e basta, non l'ho neanche aperta, quindi direi subito di iniziare, sennò questo video diventa lunghissimo. Da qui è la palettina, i colori sono questi. Allora, partiamo da qua e troviamo il primo colore, che si chiama Cosmo. Successivamente abbiamo Earth, poi andiamo avanti e troviamo Bellatrix. Come penultimo colore abbiamo Attic e come quinto colore abbiamo Orion. Sono troppo esaltata di provare questa palette perché ho grandissime aspettative. Diciamo che Natasha Denona è una garanzia. Io ho solamente una mini palettina, che è la Mini Sunset, è esattamente come questa, solamente con i colori diversi, che comunque mi riesce difficile attualmente magari spendere più di 100 euro per una palette, diciamo, completa. Però fortunatamente ha fatto uscire anche queste mini palettine. Questa in particolare costa 25 euro, e secondo me per 5 ombretti di Natasha Denona è un buonissimo prezzo. Io con questa tipologia di palette mi trovo molto bene, anche perché sono molto piccole ma abbastanza robuste, le posso portare in viaggio senza problemi e davvero assolutamente ci sono tutti i colori che servono per fare più di un look. Se non l'avete mai provate, ve le consiglio vivamente, perché sono di un altro livello, cioè la qualità degli ombretti. Se Anastasia è 10, Natasha Denona è ancora sopra, non tanto come qualità perché comunque sono ottimi entrambi, però rispetto ad Anastasia, Natasha Denona non spolvera gli ombretti nel pan, quindi sono molto prestati e si sfumano praticamente da soli, come anche Anastasia Beverly Hills. Però forse tra i due, se devo scegliere, al primo posto metto Natasha Denona e al secondo, subito dopo, Anastasia Beverly Hills, tutta la vita. Direi di fare qualche swatch, che dite? Allora, direi che li swatcho tutti sul braccio e poi vi metto la clip un pochino più ravvicinata così potete vederli bene tutti insieme. Allora, il primo colore, che è Cosmo, questo qui, rispetto a com'è nella palettina me lo aspettavo totalmente diverso. Invece, come potete vedere, ha una base colore abbastanza marroncina e poi in superficie dei glitterini color blu ottaneo verdi, diciamo, un blu petrolio. Successivamente Earth è un classico colorino da transizione, molto molto carino, che ha una puntina di rosa, non è troppo marrone. Poi arriviamo al primo vero e proprio shimmer di questa palette, che è Bellatrix, questo rose gold qui, e ha una texture decisamente molto 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 più morbida rispetto a Cosmo. Infatti, come potete vedere, come avete visto dallo swatch, è molto molto più pigmentato. Abbiamo poi Attic, questo marrone un pochino più bruciato, per intensificare, diciamo, il look occhi. E poi, come ultimo ma non meno importante, arriviamo a Orion, questo
oro un pochino antichizzato, ha la stessa texture di Bellatrix e rimane infatti bello bello pigmentato. Devo dire che avevo tantissime aspettative su Cosmo, perché comunque nel pan è bellissimo, cioè praticamente ho comprato la palette praticamente solo per lui. Invece è bellissimo. Però mi aspettavo che fosse proprio uno shimmer, mi aspettavo che fosse come Bellatrix e Orion, invece è proprio una texture totalmente diversa, è quasi un neanche top coat, non è uno shimmer perché comunque non ha glitter, diciamo, è proprio un duochrome. Infatti ve l'ho messo anche qui, se potete vedere, ve l'ho swatchato anche sulla mano. Non so se si riesce a vedere, ha questa base colore e poi in riflesso il blu petrolio. Mentre se noi guardiamo la palettina, vediamo assolutamente un colore totalmente diverso. Lo vediamo proprio tutto, tutto il riflesso petrolio. Lì bisogna andare a vedere sulla palpebra se riuscirò a mantenerlo. Mi pulisco le mani e torno. Ok, allora direi di partire immediatamente con il look occhi. Come potete vedere, ho già fatto la base. Vi faccio una breve lista delle cose che ho utilizzato. Allora, vabbè, intanto sempre il solito tonico astringente di Kiehl's nella zona T. E poi ho mischiato due fondotinta, uno di Eufydra che è nuovo, ma ve ne voglio parlare prossimamente in un video. Mischiato leggermente con il fondotinta di The Ordinary perché è leggermente scuretto, sebbene sia la tonalità più chiara che c'è, per avere una shade che andasse bene. Successivamente cipria di Nabla, contouring sempre con Ade di Mulac. Come illuminante ho messo Aurora di Basic Gaia perché penso che magari con questi ombretti qua potesse stare bene. Come sopracciglia ho utilizzato la Brow Pencil di MAC e le ho fissate poi successivamente con il mascara per sopracciglia di Rocher. E direi che vi ho detto tutto. Ah, e come blush invece ho utilizzato un ombretto in cialda di Dior, quello che mi vedete usare sempre negli ultimi video. Per l'occasione ho anche lavato i pennelli occhi. Allora, come prima cosa vado a fare un pochino di transizione, vado a usare Earth, questo marroncino qui. Allora, la cialdina fa lievemente fallout, ma proprio una cosa minima, 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 quindi non preoccupatevi, meno che Anastasia Beverly Hills. Batto l'eccesso e lo applico nella piega dell'occhio. Vado un pochino più decisa perché questo colore è abbastanza lieve. Si stratifica molto molto bene, però alla prima passata non si nota più di tanto. Infatti sto calcando un pochino di più, però come colore è molto bello secondo me. Ok, visto che voglio utilizzare Cosmo, vorrei provare a fare un Aloe Eye. Mettendo poi Cosmo al centro, vediamo un po' se riusciamo a non fare casini. Prendo quindi per scurire il tutto, vado a prendere Atik, questo marrone qui, e lo applico e all'angolo interno. Poi successivamente vado a sfumare il tutto. Utilizzo questo pennellino qua di Kiko che si chiama Blending Brush, però io non lo utilizzo mai per sfumare, lo utilizzo proprio per andare a posizionare il colore precisamente perché ha questa punta un pochino piattina. Prendo un pennello pulito e sfumo i bordi. Devo andare ancora un attimino a intensificare e sfumo. Vado e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Non è super, iper, iper pigmentato questo colore, però diciamo che è stratificabile, quindi riusciamo a ottenere l'intensità che vogliamo, più passate facciamo. E sfumo. Ok, per fare il centro vado a prendere un pochino di colla per glitter, così da aiutare un pochino il colore Cosmo che andrò a mettere al centro della palpebra e lo applico al centro. Ora, per applicare l'ombretto, allora potrei applicarlo con le dita come faccio sempre, però ho fatto la ricostruzione, quindi non lo so se riesco. Allora, andrei prima provare un pochino con un pennellino piatto
provo prima ad applicarlo con un pennellino piatto, questo qua di BH Cosmetics, e vediamo un po' cosa succede. Allora, vediamo. Spero si veda. Allora, col pennellino bisogna un attimo insistere. Sì, è proprio un riflesso che dà, ha una base colore scuretta, neanche così tanto, e poi ha questi riflessi, non so che colore è, a me sembra un blu petrolio. No, vabbè, senti, io adesso voglio vedere un attimo col dito. Voglio provare con il dito a vedere cosa succede. Oh, c'è una cinciarella sul... C'era una cinciarella sul terrazzo, carina. Ok, col dito riusciamo un attimo a intensificarlo ulteriormente. Io spero che si veda. Forse se fosse stato proprio uno shimmer come Bellatrix, cioè ciaone proprio. Però vabbè, anche così ci sta. Vado a metterlo anche dall'altra parte. Mettiamo sempre un po' di colla per glitter. Devo un po' insistere su questa cialdina. È proprio bella bella pressata. Poi, come ho fatto nell'altro occhio, vado a prendere un pochino di colore e lo vado a mettere con il dito. Ah, oh, c'è un pettirosso lì! Ma che bello! Come faccio a filmarvelo però? Perché c'ho il 50. Vorrei filmarvelo, però c'ho il 50 mm, non ha di zoom. Ma oh, che bello! Ma lo sentite? Il concerto oggi. Volato via. Torniamo a noi. Allora, vado un attimino ancora a sfumare leggermente. Adesso, per completare il tutto, metterei un ombretto shimmer all'angolo interno. Cosa vado a mettere però? Andiamo a mettere Bellatrix. Mi piace molto anche Orion, però andiamo a provare Bellatrix e lo applico con un pennellino un pochino più piccolino. Bello questo colore. Proprio bello. Metto anche dall'altra parte. Ma se tipo io lo metto qua sotto. Allora, nella rima inferiore vado a mettere sempre Atik, il colore scuro. E vado a mettere l'attaccatura delle ciglia. E poi prendo il pennellino con cui ho preso Earth e sfumo. Ok. Come mascara vado ad applicare questo qui di MAC in Extreme Dimension, che è uno dei miei preferiti. Ok, mascara applicato. E questo è l'effetto del look. Mi avvicino un attimo così potete vedere l'effetto. Ok, allora questo è il risultato del look. Secondo me ci stanno bene anche delle ciglia finte magnetiche. E tra le ciglia torno. Mi è appena caduta una ciglia finta magnetica. E ho il pavimento scuro. Brava. Ok, ciglia finte applicate. Non è cambiato granché. Comunque, come allo stesso vado ad applicare un Viva Glam di MAC nella colorazione Gaten. No, non mi piace tanto. Ti metto sopra un pochino di Mer. Un'altra cinciarella. Vorrei troppo farvela vedere. Sono bellissime, non so se avete presente. Sono quelle gialle col petto giallo e la crestina azzurra. È troppo bella. Qua da me a casa spesso ci sono, però negli ultimi tempi erano sparite. C'erano solo delle cince allegre. Adesso invece sono tornate le cinciarelle e i petti rossi. Cioè, io adoro i petti rossi, mi piacciono tantissimo. Allora, il rossetto non mi fa impazzire, devo essere sincera. Però vabbè, a me interessava farvi vedere la palette, diciamo, i colori, eccetera. E nulla, questo è il look, fatemi sapere se vi piace. Ah, prima che mi dimentichi, voglio dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti sul canale. Finalmente siamo arrivati a 100 iscritti.
100 poco più, comunque abbiamo superato i 100. Fatemi sapere qua sotto se vi fa piacere, come avevo già anticipato in un video scorso. Fatemi sapere se volete un video con Giorgia Noghera Makeup, vi lascio il profilo qui, lei è una makeup artist, quindi secondo me potrebbe essere molto interessante fare un video insieme anche per vedere proprio le tecniche. Secondo me sarebbe un video molto interessante, anche perché finalmente vedreste qualcuno che sa truccarsi e sa truccare veramente, non come la sottoscritta. E fatemelo sapere qua sotto, così magari ci organizziamo, ci vediamo, filmiamo insieme un video. Se qualcuno di voi volesse andare a vedere di persona e magari acquistare una palettina di Natasha Denona, le trovate da Sephora Italia, sia negli store che online. Come prime impressioni, la palettina mi piace moltissimo. Sono rimasta un pochino delusa da Cosmo perché me lo aspettavo totalmente diverso. Pensavo fosse uno shimmer, invece è quasi un top coat. Il marrone scuro, questo qui, Atik, mi aspettavo fosse un pochino più scrivente, però essendo comunque un colore scuro ci sta che non sia proprio pieno la prima passata, e il fatto che sia modulabile è sicuramente un vantaggio. Gli shimmer sono fantastici, però voglio farvi vedere altri look con questa palettina, perché secondo me davvero le combinazioni, anche se ci sono solamente 5 colori, di combinazioni da fare ne abbiamo. Andrò ad utilizzare sicuramente gli shimmer. Comunque già con il look di oggi abbiamo utilizzato 4 colori su 5, non abbiamo utilizzato l'oro, però comunque nel prossimo video, se volete, l'andiamo a utilizzare, facciamo un look un pochino più diverso, un pochino magari più da giorno. Comunque, come prime impressioni, assolutamente positive. Rispetto alla Mini Sunset, trovo che gli ombretti scrivano leggermente meno, non tanto gli shimmer quanto gli opachi, però magari è un'impressione mia. Io trovo che questi opachi scrivano leggermente meno, però comunque, cioè, la qualità comunque c'è, la mobilità c'è, fallout zero. Se volete provare la qualità di Natasha Denona, con 24-25 euro vi portate a casa una palettina che secondo me è un gioiellino. Cioè, io sono rimasta proprio innamorata quando ho ricevuto la Mini Sunset, e infatti ho voluto ricomprare questa qui perché secondo me sono soldi ben spesi. So che non è una nuova uscita e che ci sono delle palette molto più recenti di questa, ma a parte il prezzo, però essendo che ogni 3x2 escono delle palettine nuove, preferisco magari prendere una palettina un pochino più piccolina. Ah, vi do qualche informazione su questa palettina. Allora, è Made in Italy, senza parabeni, senza paraffina, non testata sugli animali. All'interno abbiamo 5 cialde, ve l'ho già detto, e ogni cialdina pesa 0,8 grammi, e vi assicuro che prima di finire 5 cialdine come queste ce ne vuole. E nulla, io vi mando un grosso bacio. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per aiutarmi a crescere, e fatemi sapere qua sotto nei commenti che ve ne pare del look, se avete anche voi qualche palettina di Natasha Denona, come vi trovate, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!